quello che vedete qui è Johnson. Saluta Johnson! Lui possiede un canale YouTube, ma gli serve una grandissima idea per crescere, perché al momento non è messo molto bene. Le solite recensioni non tirano, e così con una piccolissima ricerca su YouTube ha scoperto che dire che qualcosa delude attira molto di più che parlarne normalmente. Ovviamente Johnson è uno che sfrutta le occasioni e quindi sta già macinando una bellissima idea per cercare di tirare su visualizzazioni. Ora viene la parte difficile, serve qualcosa che costi tanto e che nessuno si aspetti che faccia cagare. Dopo ore e ore di pensieri intensi, a Johnson sale un'idea, che in questo caso sarà rappresentata da una papera. Così si reca su internet e trova il sito della sua marca preferita. Ovviamente l'ultimo modello che sta per uscire adesso è apprezzato da tutti e sicuramente nessuno si sognerà di dire che fa schifo. Appurato che le caratteristiche interessantissime sono chiaramente da top di gamma e che il prezzo è completamente accessibile al nostro Johnson, possiamo procedere ad acquistare. Ovviamente per fatturare si sfrutta anche l'unboxing. Ma eccolo lì, il micro difettuccio da espandere all'inverosimile proprio dietro l'angolo. Nella review bisogna essere incazzati e dire che fa schifo sotto ogni punto di vista. L'azienda ha sbagliato tutto e probabilmente quello precedente 112 volte meglio. Adesso Johnson può liberarsi del telefono. Ha incassato i soldi di YouTube, ha incassato altri soldi e spera di tornarci in pari. Il nostro amico invece è super contento del suo telefono. Probabilmente non ha affatto visto il video. Cosa ci insegna il nostro Johnson? Non di certo che chiunque faccia una delusione sia un falso, ma che c'è certa gente che riesce a dire solo che quello. Ma oramai il pattume su YouTube era talmente scontato che penso si possa solamente aggiungere alla pila.